Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale Tarocchi di Titti. Oggi una lettura unica con il titolo Chi è lui? Come sta senza di me? Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa hanno da dirci. Eremita, Cavaliere di Bastoni. 8 di coppe, la giustizia, la torre, il diavolo, il 10 di spade, l'imperatrice, la forza e il cavaliere di spade. Allora, iniziamo a sapere innanzitutto chi è lui e poi andiamo a vedere come sta senza di voi. Allora, naturalmente per i maschietti girate la variante al femminile e iniziamo. Allora, abbiamo la prima carta, l'eremita. Chi è lui? È una persona che avanza lentamente, sta da sola al momento. Sto solo ma cammino per riflettere e è una persona adulta ormai, non è più un giovincello, insomma, è una persona grande, ripeto, sta solo, cammina per riflettere, sta ragionando su quello che è successo e sì, è una persona grande. Allora, l'eremita come numero fa riferimento al numero 9, quindi non so se questa data mi sembra che è già uscita in altri interattivi, vi può richiamare a qualche data, qualche giorno di compleanno, vediamo un po'. Poi abbiamo il cavaliere di bastoni. Il cavaliere di bastoni è diciamo, un leader. Che significa? Allora, chi è lui? È una persona adulta, abbiamo detto, avanza lentamente, sta da solo, sta riflettendo, fa questo cammino da solo per riflettere, però è un leader probabilmente anche nella coppia, è stato un leader, oppure un leader nel lavoro, il 9 di bastoni è questo, però dice ho avuto una sconfitta, ma procedo. Vado avanti. Però sono soddisfatto di tutto ciò che è materiale. Ho accumulato denaro, ma ora ho problemi di lavoro. E c'è stata anche una delusione di amore, probabilmente una separazione, perché subito dopo vedo la carta della giustizia, che sono problemi di leggi, cause legali, separazioni. E quindi ho avuto questa delusione d'amore. L'otto di coppe rappresenta molto forte qui il segno dell'acqua, quindi Cancro, Scorpione, Vergine, la torre, no scusate, la torre, sempre qui il numero 8, quindi già è uscito l'8, il 9, se sono numeri che vi appaiono comuni, l'8, il 9. L'otto di coppe, ecco, dice sì, io sono un leader, ho avuto una sconfitta, ma procedo, vado avanti, però sono soddisfatto di tutto ciò che è materiale. Quindi è una persona anche molto materialista, accumula denaro. Sì, ho un po' di problemi di lavoro perché forse sono stato anche, diciamo, preso da questi problemi sentimentali, una delusione di amore. Vedendo poi la carta della giustizia mi fa pensare anche di una separazione, di cause legali che non sempre potrebbero essere legate alla separazione, queste cause legali. E poi c'è la torre. La torre ci dice che sì, è accaduto qualcosa di molto forte, c'erano molti litigi, litigi frequenti e anche qui ci fa pensare, ecco. Le persone che vedete che si buttano giù da questa torre per farci capire proprio
buttiamoci giù da questi problemi, allontaniamoci da questi problemi. La torre, anche questo ci fa capire di una separazione, che potrebbe anche non essere legale, una separazione anche di una coppia. Quindi chi è lui? È una persona che sta soffrendo sicuramente, si è accorto di questa delusione di amore che c'è stata, però dice vado avanti, procedo, avanzo lentamente da solo, cammino, rifletto. Sì, è accaduto qualcosa di molto forte, con tutti questi litigi frequenti, eccetera. Anche la carta della torre è come numero di riferimento è il 16, quindi se vi può dire qualcosa il 7, il 16, tutti i numeri che magari potrebbero essere correlati alle vostre esperienze. E poi qui esce il diavolo. Chi è lui? Allora, qui è molto forte anche il segno del Capricorno, eh? Che cosa dice? Dice, devo lavorare nei miei lati oscuri. Sono aggrappato ad una dipendenza materiale. Faccio uso di eccessi che potrebbero essere alcol, qualsiasi cosa, tentazioni. E poi, tra l'altro, mostro delle cose agli altri per poter arrivare solo ai miei scopi. Quindi il diavolo è questo. Come sta? Sto male, sono molto dispiaciuto per ciò che è accaduto. C'è stata una perdita e provo dolore. Provo dolore per questa imperatrice, qui c'è un'imperatrice che raffigura proprio la figura materna. L'imperatrice è colei che è saggia, che comunque tende a voler bene a tutto ciò che crea, una figura materna. Quindi probabilmente eravate le mogli, le compagne, ci saranno stati anche dei figli, un matrimonio, oppure solo una convivenza, ma eravate delle donne vicino a questo uomo che comunque davate a lui la forza per andare avanti e per superare tutte le vicissitudini del rapporto. Infatti uscite anche come donne forti. La forza, questa è una carta anche questa molto bella che ci fa capire proprio come la donna apre la bocca al leone e come se dicesse io sono più forte di te. Okay? Quindi qui c'era proprio una donna, l'imperatrice e la forza proprio ci fa capire che siete state vicino a lui delle donne molto forti, delle imperatrici, delle donne materne, delle donne affettuose, che tutto quello che creavate eravate voi solo e uniche perché lui è stato sempre un leader, è sempre soddisfatto di tutto ciò che era materiale, molto logico. Invece l'imperatrice tende ad essere proprio una figura materna anche nei confronti di questo lui, di questa eremita, di questo diavolo che comunque tende a essere proprio l'opposto da voi. E quindi forse c'è stata anche tutta questa forza nel mandare avanti questo rapporto che poi è andato a concludersi. E come sta senza di voi? Cavaliere di spade, io sto bene adesso, corro dritto verso i miei obiettivi, se
si butta nelle esperienze che capitano ed è anche una persona poco responsabile e matura, il cavaliere di spade. Allora, speriamo che la lettura vi sia piaciuta. Adesso io ho desiderio di prendere due arcani maggiori per vedere invece come state voi in questo momento. Questi sono gli arcani maggiori io tarocchi. Eccoli qua, vi faccio vedere. Lo scarabeo, questi sono bellissimi. E sono tutti arcani maggiori. Vediamo un po' che cosa esce per voi, così vediamo come state in questo momento. Il Papa, ecco. Persone sicuramente già adulte, donne comunque molto forti, che cercano delle storie più solide. Il Papa viene visto proprio come colui che tende a proteggere tutto ciò che è suo, quindi voi siete queste. E in più c'è il Sole, la rinascita. E che dire, la carta più bella, l'arcana più bello, il Sole. Il Sole, c'è la rinascita, arriverà il momento, se non è già arrivato, lo spero per voi, il momento di risorgere e ci sarà la luce. Adesso andiamo a vedere tre messaggi degli angeli, cosa vi consigliano per questa lettura di oggi. Eccoci qua. Diciamo che queste sono le energie vostre, oltre a chi siete voi, il Papa e il Sole. Prendiamo due messaggi o tre? Ah, gli angeli hanno parlato, due. Vediamo un po' cosa hanno da dirci. Medita per trovare la risposta. Ne prendiamo tre, perché due sono già usciti. Cerca un segno. Terzo messaggio, non preoccupatevi inutilmente, andate avanti per la vostra strada, si aprirà un grandissimo spiraglio di luce, il Sole, e siete anche delle donne molto forti, ok? Io vi mando un bacio grande, 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 vi aspetto al prossimo interattivo, mi raccomando, mettete i like e vi aspetto al prossimo video. Un bacio grande da Titti. Ciao ciao!